In seguito alla rivoluzione industriale, con la nascita di grandi società finanziarie, in città come New York e Chicago cominciano a spuntare le prime grandi torri metropolitane fatte di calcestruzzo, vetro e acciaio. Il volto dei centri urbani, o per meglio dire in questo caso, il loro profilo, subisce a partire dalla fine del XIX secolo profonde modificazioni. È l'inizio di una nuova era per l'ingegneria edile che vedrà dapprima gli Stati Uniti e poi nel secondo dopoguerra anche l'Estremo Oriente e i paesi arabi impegnati in una febbrile corsa allo sviluppo urbano verticale. Il primato spetta alla Home Insurance Building, una struttura alta 42 metri costruita a Chicago nel 1885, che con i suoi 10 piani, aumentati poi a 12, e il caratteristico telaio metallico, è generalmente riconosciuto come il primo esempio di grattacielo della storia. A sottrarre solo 4 anni dopo lo scettro di costruzione più alta del pianeta alla Home Insurance Building non sarà un altro skyscraper, letteralmente raschiacielo, ma una vera e propria torre. Conclusa nel 1889 per celebrare il centenario della Rivoluzione francese in occasione dell'Esposizione Universale, la Tour Eiffel, 324 metri di altezza per 10.000 tonnellate di ferro, resterà l'edificio più in quota del mondo fino al 1930, anno di inaugurazione del Chrysler Building di New York. Certo è che nonostante oggi i grattacieli raggiungano altezze mozzafiato che toccano anche i 400 metri e ospitando oltre 1000 piani, se visti dallo spazio con un normale telescopio ottico appaiono schiacciati ed è impossibile osservarne la struttura. In soccorso anche a un eventuale alieno incuriosito dalle prodezze edilizie dei terrestri, ma che non voglia avvicinarsi troppo alla Terra per motivi di sicurezza, arriva la tecnologia radar. All'occhio di questi speciali satelliti, edifici altissimi come la Tour Eiffel appaiono praticamente sdraiati e la spinta verticale diventa spazio orizzontale. L'osservazione di ambienti urbani dà una ottima dimostrazione di alcune caratteristiche tipiche dell'osservazione radar, ossia quella di come l'onda elettromagnetica, di come la geometria di osservazione del radar stesso dia conto di alcune distorsioni geometriche che appaiono in un'immagine appunto di caratteristiche urbane. Questo è Parigi e quello che possiamo osservare è che una appunto tipica feature del radar è quello di sdraiare nella direzione di avanzamento dello strumento stesso gli oggetti molto elevati. In questo caso è visibile al centro dell'immagine la Torre Eiffel, che appare chiaramente sdraiata nelle direzioni del fiume, e in un'immagine a zoom più elevato si può vedere benissimo la struttura della torre stessa fino alla punta, e sono esattamente sdraiati nella direzione del fiume e nella direzione di propagazione di movimento del satellite. Tra l'altro appare molto luminosa rispetto agli oggetti intorno perché si tratta di una struttura metallica. Il contrasto ad esempio con il fiume nero completamente, in quanto non riceve, nel caso appunto di superficie di fiume, acqua, lago, non c'è segnale di ritorno verso il ricevitore del radar, mentre nel caso di oggetti metallici essi appaiono spesso molto molto luminosi. L'immagine che abbiamo visto è stata scattata da uno dei satelliti della costellazione Cosmos Chimed, un sistema radar satellitare per l'osservazione della Terra, di progettazione e realizzazione tutta italiana. Impiegato principalmente per il monitoraggio ambientale, la prevenzione e la gestione delle emergenze, è utilizzato con successo anche per la produzione cartografica e il controllo degli edifici, grazie all'alta accuratezza geometrica delle immagini e l'elevata risoluzione spaziale. Un esempio molto più diciamo probante dal punto di vista delle caratteristiche è questo qui, ed è un'immagine di Singapore presa nel 2008 dal secondo dei satelliti Cosmos Chimed, in cui si mostra una zona costiera con un elevato numero di grattacieli, in cui è facile vedere l'estremo effetto di questa distorsione geometrica su oggetti urbani elevati. Nel caso di Singapore, infatti, è facilissimo riconoscere, comparandolo con le immagini ottiche, la struttura di determinati oggetti. In questo caso, ad esempio, si vede la Park View Square Tower comparata con la stessa vista dal livello del terreno nell'ottico, da cui si può riconoscere non solo la struttura stessa, ma anche i piani diversi
dell'edificio. Lo stesso in questo altro caso, abbiamo un insieme di più grattacieli, anche in questo caso comparazione con la parte ottica. Si tratta della Suntec City e del Centennial Millennia Towers, quindi un agglomerato di torri molto elevate che appaiono perfettamente sdraiate nella direzione di movimento del radar, però anche questa volta la forma, la conformazione, i profili degli oggetti fanno riconoscere esattamente quale tipologia di edificio stiamo guardando. Il massimo di esempio in questo caso è il Ritz-Carlton Millennia, si vede esattamente anche la comparazione ottica, in cui è sì sdraiato, ma noi vediamo e possiamo contare esattamente tutti i piani dell'edificio stesso, attraverso un alternarsi di zone scure e bianche che si riferiscono al piano e alle finestre, ai diversi piani e alle diverse finestre. Radar è l'acronimo di Radio Detection and Ranging. Ciò vuol dire che la caratteristica dei sistemi satellitari radar è quella di saper misurare con estrema precisione la distanza di un certo oggetto attraverso l'interpretazione di un segnale radio. Una volta che la sorgente emette l'onda, nel nostro caso un'antenna satellitare, questa si propaga fino a raggiungere il bersaglio, ad esempio la Terra o i grattacieli, per poi tornare indietro ricca di informazioni preziose che verranno registrate dall'antenna, interpretate e trasformate in immagini come quelle che abbiamo visto. Ma come spiegare l'effetto sdraio? Lo sdraiarsi dell'oggetto nella direzione di osservazione del radar è funzione dell'angolo con cui il radar va a osservare l'oggetto stesso. In questo caso, che è un angolo di circa 30 gradi, significa rispetto alla normale dell'oggetto, significa un angolo molto piccolo. Quindi più l'angolo è piccolo, più l'oggetto appare sdraiato. Questo perché? Perché il radar vede in qualche modo la punta dell'oggetto più vicino a se stesso rispetto alla base. Conseguentemente, nel costruire l'immagine, lui non sa che è un oggetto elevato e lo pone, quindi la parte più alta che è più vicina la mette più vicina rispetto alla base che invece appare più lontana. Questo che cosa comporta? Comporta il fatto che lo sdraiare degli oggetti copre la zona sottostante, quindi se uno vuole osservare la zona del livello stradale, l'immagine del grattacielo o dell'edificio sdraiato sopra impedisce di osservare direttamente. D'altra parte però offre, un vantaggio secondario, è possibile vedere in dettaglio la struttura dell'oggetto stesso. Grattacieli, super grattacieli, torri e megastrutture come i grandi ponti possono dunque, grazie ai satelliti radar, essere visti dall'alto nell'intimo delle loro forme strutturali. È il caso del ponte di Verrazzano, l'imponente struttura sospesa che collega i quartieri newyorkesi di Staten Island e Brooklyn. Fotografata dai satelliti di Cosmo SkyMed, la monumentale costruzione in acciaio, lunga 1600 metri, appare sdraiata sul fiume Hudson, permettendo così l'osservazione dei giganteschi piloni di sostegno alti 210 metri. Un altro caso interessante è quello del ponte di Giovanni da Verrazzano a New York, in cui non solo si vede l'effetto che abbiamo spiegato ora, cioè quello dello sdraiare degli oggetti elevati, e in questo caso si tratta dei piloni del ponte stesso che appaiono sdraiati nella direzione del fiume, ma si nota anche un altro effetto spurio che in un'immagine ottica non potrebbe apparire, ed è una sorta di nebbia, in questo caso, che è posta sopra il livello del piano stradale del ponte. Questa nebbia è dovuta, e possiamo chiamarla nebbia elettromagnetica, come al doppio rimbalzo delle onde elettromagnetiche che giungono dal trasmettitore del satellite Cosmo SkyMed sul ponte, rimbalzano sull'acqua e tornano indietro. Conseguentemente abbiamo un sovrapporsi di più onde di questo genere che si sommano in modo incoerente e danno origine quindi non a un'immagine focalizzata, bensì a una sorta di rumore confuso che appare proprio dal punto di vista dell'immagine come una nebbia elettromagnetica che sovrasta il ponte stesso.